Senta, il 7 febbraio il PD scende, non in piazza, manifesterà davanti alla RAI, anche Azione. Guardi, io ho detto a Eli Schlein, che ho sentito ieri, che quello che noi dobbiamo fare, ed è la nostra responsabilità, è presentare una proposta di legge che sganci la RAI dalla politica, che la metta sotto una fondazione di nomina del Presidente della Repubblica, che abolisca la Commissione di Vigilanza RAI, consenta alla RAI di essere indipendente. Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. L'ultimo sit-in che ho fatto l'ho fatto a 14 anni. Se invece è un modo per presentare, dare spazio alla proposta che dobbiamo fare insieme, nelle prossime ore sentiremo le persone, che Matteo Richetti sentirà le persone che se ne occupano, allora questo va bene. Ma noi siamo pagati per proporre, non siamo pagati per fare i sit-in. Quello lo fa mio figlio. Ma cosa, la libero anche in virtù di quello che è successo ieri con il servizio del TG1 per i fatti di Aprilia, dove è stata comunque mostrato il volto di quella povera donna che ha abbandonato il figlio? È indecoroso. Noi stiamo perdendo il senso di ciò, non solo di ciò che è decoroso, dignitoso, ma di ciò che è umano. E questo lo sta facendo, diciamo, lo stanno facendo un po' tutti, no? Perché? Perché il mercato della carta stampata, il mercato del televisivo è in grande crisi, e quindi si cerca il sensazionalismo. E quando il sensazionalismo, quando si iniziano a passare i limiti per il sensazionalismo, quello che accade è che i limiti a un certo punto scompaiono. Quello che è accaduto con questa signora è inumano, è veramente inumano. Degli agricoltori,
vogliamo ribadire che noi abbiamo bisogno di aiuto e non ci dovete tartassare come Unione Europea, le istituzioni ci stanno tartassando troppo con le tasse. L'ultima in arrivo è l'IRPEF, un'ulteriore tassa sul reddito agrario. Non ne possiamo più, abbiamo bisogno di aiuto sulle materie prime e sulla tutela del Made in Italy. Noi abbiamo bisogno di avere un aiuto concreto, non abbiamo bisogno di chiacchiere, abbiamo bisogno di un ministro che sappia cosa dice, che cosa dire. Noi abbiamo bisogno che qualcuno venga a capire la voce degli agricoltori in strada. Oggi le difficoltà fondamentali che sono venute a mancare gli aiuti PAC, i tagli sono stati altissimi, e le difficoltà sono anche dovute al rincaro delle materie prime che ci stanno ammazzando, come il gasolio, il prezzo dei concimi. Adesso si è stabilizzato un po', però abbiamo avuto dei periodi veramente molto brutti. Per quanto riguarda il ministro Lollobrigida, voglio dire qualcos'altro. Sì, loro si sono attivati, ma sono 16 mesi che aspettiamo le risposte. È arrivata anche in Campania oramai questa protesta? La protesta in Campania, ormai in tutte le province si stanno attivando tantissimi gruppi di agricoltori per protestare tutti quanti per questi motivi fondamentali. Maggiore che noi combattiamo al di fuori che dalla con la natura, ma dobbiamo combattere con la burocrazia della politica, delle istituzioni, che non si confronta con noi, con la base, ci porta a tavola dei piatti già organizzati da coloro che stanno a tavolino, che conoscono proprio la vita reale dell'agricoltura vera. Noi vogliamo che ci dobbiamo confrontare con la realtà dei fatti, perché produciamo alimenti per la gente. La chimica a noi non ci interessa, che se la mangiano loro a Bruxelles. Noi vogliamo tutto qualità, quello che abbiamo sempre fatto. Ci vediamo.